Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Francesco Giubilei, perché da una parte tutti hanno discusso di queste foto che sono state pubblicate dal sito Dagospia, correlandole non soltanto con la storica battaglia per il reddito di cittadinanza di Conte, ma per il fatto che proprio il 31 di dicembre Conte dai suoi social pubblica un filmato in cui è che raffigura una realtà diametralmente opposta da quella di Cortina. Lo vediamo e poi arrivo da lei. Il 2022 finisce così. Una certa narrazione distorta del paese vorrebbe farci credere che questo succede solo nel profondo sud. Invece queste immagini arrivano da Milano, da sempre la locomotiva economica del paese. Pensate, 10.000 persone in fila per un pasto caldo in appena 2 giorni. Questa è l'Italia che gli altri non vogliono vedere. L'Italia a cui gli altri voltano le spalle e che noi invece guardiamo in faccia, guardiamo negli occhi. Non è legittima la battaglia a sostegno degli ultimi se si soggiorna negli alberghi esclusivi, o c'è un po' di ipocrisia per cui bisogna essere poveri per difendere i poveri? Ma guardi, secondo me ognuno può andare in vacanza dove ritiene, se lo fa con i propri soldi, se lo fa legalmente, quindi Conte poteva e può andare in vacanza a Cortina, può andare a St. Moritz, può andare a Capalbio, può andare a Taormina, in tutte le località di lusso che ritiene. Però se decide di andare in vacanza in questi posti deve smettere di portare avanti quella battaglia ipocrita a sostegno del reddito di cittadinanza, a sostegno della povertà, deve smettere di portare avanti quella visione politica a tutti gli effetti populista, demagoga, secondo cui quando c'è stata l'inaugurazione della Scala, vi ricorderete, e i principali politici, tra cui il Presidente del Consiglio, ma non solo, erano nell'inaugurazione della Scala, c'era Conte che si è fatto riprendere mentre era alla cena della mensa dei poveri, dicendo tra la Scala Ferrari, io preferisco... Sì. Stare nella mensa dei poveri. Direi che Conte è passato da difendere il reddito di cittadinanza a difendere il reddito al caviale e allo champagne, evidentemente nel momento in cui decide di andare a Cortina. Però questo è significativo di come ci sia una parte della politica, nella fattispecie il Movimento 5 Stelle, che soffia anche sul fuoco dell'odio sociale da alcuni punti di vista, e poi sono i primi ad essere i più ipocriti. È ipocrita difendere i poveri se si ostenta la ricchezza, Marco.